In un'elezione caratterizzata da una partecipazione straordinaria con oltre il 92% di votanti tra docenti, personale amministrativo e studenti, Christian Corsi ha stabilito due record all'Università degli Studi di Teramo. È diventato il rettore più giovane d'Italia a soli 48 anni ed è il primo teramano a ricoprire tale carica. È stata una competizione voto a voto con l'avversario Salvatore Cimini, rimasta incerta fino al conteggio finale delle 86 schede dei rappresentanti studenteschi e degli organi collegiali. Una grande emozione, una grande responsabilità, un grande senso di responsabilità nel portare avanti quello che oggi tutta la comunità dell'Università di Teramo ha indicato come strada più giusta da percorrere per i prossimi 6 anni, dando fiducia al programma che abbiamo condiviso in queste settimane. Sarà un programma di grande innovazione organizzativa, gestionale, informativa e di comunicazione che metterà al centro la nostra comunità, tutta la nostra comunità, nessuno esclusa. Metteremo al centro una didattica innovativa, una ricerca nazionale e internazionale di livello, un rapporto con il territorio sempre più sinergico. Mi sento forte la responsabilità nel mettere al centro lo studente, di formare la futura classe dirigente di questo paese, di formare le cittadine e i cittadini del domani, e mi sento questa grandissima responsabilità. Lo faremo tutti insieme con grande coraggio, senza paure, ma con una grande voglia di innovazione e di rinnovamento. Il primo a congratularsi con Corsi è stato Luciano D'Amico, rettore emerito e mentore di Corsi, che ha assistito al conteggio dei voti. Dopo l'era di Dino Mastrocola, che ha guidato l'Università di Teramo dal 2018, Corsi si trova di fronte a una sfida impegnativa: rilanciare l'università e posizionarla al centro delle politiche di sviluppo di Teramo. Per l'elezione del nuovo rettore, che resterà in carica per 6 anni fino al 2030 e assumerà ufficialmente l'incarico il 1 novembre, hanno votato 492 elettori su 533 aventi diritto. È stato in questi mesi un confronto democratico, ci siamo confrontati su due idee molto diverse di università, ma questo è il sale della democrazia e quindi fa bene. Il confronto, se leale e sincero, fa sempre molto bene, perché fa emergere i progetti migliori e le idee migliori. Di questo ha bisogno il nostro Ateneo.